Dum 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 da da dum 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 da da dum dum da da dum zum zum zum. La freccia nera fischiando si scaglia e la sporca canaglia che il saluto ti dà. L'ho presa male, va bene, non importa. Loretta Goggi con un cappelluccio corto, 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 però, come dire, ordinato da parrucchiere, e si traveste da ragazzo per sfuggire a un perfido zio che la vuole dare in sposa a uno, insomma, lei non lo conosce, finirà per incontrarlo comunque nel bosco, beata lei. Perché mi seguivi? Io? Sì, tu. Ti ho visto da lontano. Andavi in tutt'altra direzione e all'improvviso hai girato il cavallo e ti sei messo a galoppare dietro a me. Anch'io ti ho visto da lontano. Pareva che tu avessi 100 diavoli alle calcagna e ho pensato che forse avevi bisogno di aiuto. Perciò ti ho inseguito. Ma come, non ti ha mandato? Chi? Chi mi ha mandato? Niente, niente, stavo dicendo una sciocchezza. Come ti chiami? Io? John. John Matcham. Tu un ragazzo. Comunque non ti ho mai visto. Non sono di queste parti. Il mio nome è Dick Shelton. Dick Shelton. Beh, che ti prende? Il mio è un nome onorato e sul quale non c'è niente da ridire, sai? Mi conoscevi? Io? No. Ma ho sentito parlare di te e di Mauthaus. Sir Daniel Brackley è il tuo tutore, no? Proprio così. Ma tu? Adesso ognuno per la sua strada. Dove sei diretto? Che te ne importa? Vuoi continuare da solo a piedi in mezzo al bosco? Ci sono i banditi, sai. Moriresti di paura. Su, dimmi dove vai, ragazzino. Posso fidarmi di te? Ma sì, sai che mi diverti? Sei proprio come un pulcino sperduto, non sembri neppure un uomo. Davvero? E che cosa ti sembro? Non lo so neanch'io. Io non ero un ragazzaccio, anzi, proprio non potevo esserlo perché non mi mandavano neanche in cortile a giocare per paura che potessi essere traviata da altre ragazzine più trepende, ma questo da sempre, neanche da bambina, quindi più o meno segregata in casa. Figuriamoci se potevo essere un ragazzaccio, certo che no. Però, se mi, insomma, se dovessi dire in chi mi identificai come personaggio, non nel giovanotto, però Loretta Goggi mi piaceva di più in versione forestale. Col capello corto, vestita da ragazzo, era molto molto carina. E con i veli, le cose, le acconciature, che poi non si capisce, i capelli sembra che le siano cresciuti immediatamente, vabbè, non importa. Già con agghindata, insomma, mi piaceva di meno. E quindi le frecce sono i miei ferri da calza, quelli lunghi. Allora oggi è una grande giornata. Arriva Gloucester. Scusami. La grande giornata è un'altra. Ormai molto vicina. Lady Joan Shelton. Tua moglie. Io sono grato.
1968 avevo 12 anni e naturalmente non ho resistito al fascino di questa avventura romantica, medievale, che ha avuto tra l'altro il pregio di farmi capire finalmente qualcosa della guerra delle due rose, rosa bianca, rosa nera, rosa rossa, rosa... Perché niente non ha, ma se il destino rovescia il suo gioco.